Vorrei sapere quando diventerà obbligatoria per tutte le agenzie che effettuano operazioni di lobbying all'interno delle istituzioni e quindi a Bruxelles l'iscrizione al registro di trasparenza come si effettua già a Washington. E che attività fanno? Parlano, si incontrano, tutto a posto, poi quello sta qua, poi rivenire là, poi cacciano via, poi riviene. Penso che è una gran confusione come sempre. Beh, le lobby esistono dappertutto, o sono ufficiali o sono ufficiose. E diciamo, sarebbe meglio se fossero ufficiali. Nessuno le conosce mai interamente, però tutti sanno che cosa sono. Oddio, una domanda troppo complicata. Sarebbero da indagare bene se si riuscisse a sfondare il muro d'omertà che le contraddistingue. Penso che quando sono regolarizzate, cioè come c'è in America dove c'è una legge che le prevede e che di conseguenza tutela tutti, possono anche andare bene. L'Unione Europea ha un registro delle lobby che non esiste a livello nazionale. Un registro di tutte le lobby che devono dire per quale obiettivo lavorano, con quanti dipendenti e quanti soldi usano. Purtroppo però fino ad oggi il registro non è obbligatorio e purtroppo non si fa un report degli incontri con le lobby nel Parlamento. Al momento stiamo rivedendo le regole con l'obiettivo di includere anche il Consiglio degli Stati dell'Unione Europea. Purtroppo però il Consiglio non è pronto ad aderire in pieno al registro. Lo faranno in principio, ma tutte le attività delle rappresentanze permanenti a Bruxelles rimarranno non trasparenti. Inoltre, qui al Parlamento, i gruppi più grandi si oppongono con forza ad ogni regola vincolante sulla trasparenza delle lobby e così purtroppo perdiamo i loro voti in Parlamento. Per fortuna la Commissione si è mossa nella giusta direzione e oggi tutti gli incontri con il Presidente Juncker, i commissari e i loro gabinetti sono trasparenti. Sono sul sito web e puoi tenere un incontro solo se sei iscritto al registro per la trasparenza. In ogni caso, in confronto con quanto avviene negli Stati Uniti o in Canada, le nostre regole sono molto più deboli. Noi dobbiamo cambiare questa cosa. Questo per avere la fiducia dei cittadini nell'Unione Europea e nelle istituzioni europee. Quasi ogni giorno da questa porta entrano nella Commissione Europea dei lobbisti, persone che vengono qui per incontrare commissari o funzionari europei e provare in qualche modo a condizionare le loro scelte politiche. Lo stesso avviene appunto in quest'altre due istituzioni europee, il Consiglio e il Parlamento, appunto, dove i lobbisti incontrano politici, deputati, rappresentanti degli Stati membri. In sé l'attività di lobby non è negativa, dovrebbe servire a mettere in contatto il mondo della società civile, il mondo dell'economia con coloro che prendono decisioni politiche. Che cosa succede però? Che nei fatti le lobby delle multinazionali sono molto più forti, molto più aggressive, molto più ricche. Il loro lavoro condiziona nei fatti molto di più le decisioni politiche che vengono prese, ma non solo nell'Unione Europea, ma anche in tutti gli Stati membri. L'Unione Europea, per provare a limitare il loro influsso, la loro influenza sulle decisioni politiche, sta provando a fare un registro della trasparenza, cioè sta rispondendo con la trasparenza, facendo vedere quanti sono gli incontri che ci sono con commissari, deputati, politici di ogni livello. È un primo piccolo passo, qualcosa su cui l'Unione Europea deve sicuramente fare di più per assicurare ai cittadini che tutte le decisioni prese in questo palazzo non siano condizionate soltanto dalle grandi multinazionali.